A Monsignor Bettazzi la cittadinanza onoraria, quella di Ivrea e quella di Chivasso. Diciamo molta gente, tutti avrebbero voluto trovare posto in cattedrale, una cattedrale che, lo riconosciamo, è piuttosto piccola, per questo la scelta della più grande chiesa del Tempio qui vicino delle Suore dell'Immacolata Concezione per permettere di seguire la celebrazione. E i vescovi, i sacerdoti sono già seduti dietro all'altar maggiore, quindi nel coro, un gran numero. I vescovi invece si apprestano in questo momento a lasciare la diacente chiesa di San Nicola da Tolentino, alla sinistra della cattedrale, per fare ingresso nel Duomo di Ivrea e dare così inizio puntualmente alla solenne celebrazione, al funerale, alle esequie di Monsignor Bettazzi. Tra i vescovi riconosciamo, ce ne sono tanti, riconosciamo Monsignor Ricchiuti, che è presidente di Pax Christi nazionale, e Monsignor Bettazzi fu presidente di Pax Christi internazionale e ebbe anche incarichi in Pax Christi internationalis. Intravediamo Monsignor Battaglia, adesso le immagini dovrebbero arrivare sui vostri schermi, sui vostri device. Tra i vescovi celebranti anche Monsignor Battaglia, arcivescovo di Napoli, c'è Monsignor Roberto Farinella, che fu del clero di Ivrea, ora vescovo di Biella, ordinato prete da Monsignor Bettazzi, e Monsignor Bettazzi impose anche le mani a Monsignor Farinella 5 anni fa, quando questi divenne vescovo. Tra i vescovi celebranti anche il vescovo di Pescara, Monsignor Valentinetti, Monsignor Marino Calogero, vescovo di Savona, Monsignor Brugnotto, vescovo di Vicenza, e poi abbiamo Monsignor Garavagni, lo vedrete, sarà tra i concelebranti, Monsignor Garavagni, che fu il primo segretario di Monsignor Bettazzi quando era vescovo emerito di Bologna. Da Bologna anche Monsignor Stefano Ottavi, che è il vicario generale. Sappiamo che il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Matteo Maria Zuppi, non può partecipare, è fuori dall'Italia, e quindi c'è uno dei suoi vicari generali. In questo momento scorre sul video l'immagine di Monsignor Giulio Brambilla, vescovo di Novara, ecco Monsignor Cerrato, il cardinale Bertello di Foglizzo, e il cardinale presidente della celebrazione, che è il cardinale Arrigo Miglio, già vicario generale di Monsignor Bettazzi e poi suo successore e predecessore di Monsignor Cerrato. Tra i vescovi anche Monsignor Mana, emerito di Biella, Monsignor Del Bosco, vescovo di Cuneo, con i due suoi predecessori, i vescovi emeriti, il vescovo di Pinerolo, Monsignor Dario Rivero, anche l'arcivescovo metropolita di Vercelli, Marco Arnolfo, Monsignor Anfossi, emerito di Aosta. Sicuramente ne abbiamo dimenticato qualcuno, sono tanti, si stanno disponendo ora nel presbiterio, mentre
le campane della cattedrale hanno accolto la processione dei vescovi celebranti e la messa è animata, le esequie sono animate dalla cappella musicale del Duomo di Ivrea. Adesso, come di consueto, l'incensazione dell'altare, prima del segno di croce iniziale della messa, a cui seguirà il saluto di accoglienza che il vescovo di Ivrea, Monsignor Edoardo Cerrato, rivolgerà ai suoi confratelli vescovi, ai sacerdoti e ovviamente a tutti i convenuti qui in cattedrale, ma anche ai convenuti che si trovano in questo momento a seguire la celebrazione dal maxi schermo al Tempio delle Suore della Immacolata Concezione. Scorgiamo anche il vescovo emerito di Asti, originario di Biella, Monsignor Ravinale, Francesco Ravinale, e con il solenne canto dell'Eterno Riposo inizia questa celebrazione. Carissimi, questo momento di dolore e di serena preghiera unisce la diocesi di Ivrea a tante e tante persone. Tante che sono qui e tante che avrebbero voluto esserci e non hanno potuto esserlo. Ringrazio tutti i presenti. Insieme alle autorità civili e militari, gli eccellentissimi arcivescovi e vescovi venuti da varie diocesi del Piemonte e da fuori della nostra regione, porto la commossa partecipazione spirituale di coloro che non hanno potuto essere presenti. Tra essi mi limito, perché l'elenco sarebbe lungo, mi limito a ricordare Sua Eminenza il Cardinale Matteo Zuppi, che ringrazio per il bellissimo messaggio inviato, e che ancora poco fa Sua Eminenza il Cardinale Miglio e anche a me ha inviato un messaggio dagli Stati Uniti, dove sta compiendo una missione importante, e gli abbiamo detto che lo ricordiamo nella preghiera. Sua Eminenza il Cardinale Bertone, grazie anche per il suo messaggio e per il suo desiderio di essere qui. L'Arcivescovo di Torino, nostro Metropolita, impegnato pastoralmente fuori sede. E permettetemi di dire Sua Eccellenza Monsignor Pier Giorgio De Bernardi, che non è riuscito a partire dal Burkina Faso, avendo tentato in tutti i modi ieri di partire anche stamattina, ma non ce l'ha fatta. Ringrazio per la loro presenza gli eminentissimi cardinali Giuseppe Bertello e Arrigo Miglio, il quale, e lo ringrazio di cuore, presiede questa celebrazione. E ringrazio tutti, davvero di cuore. Do per prima cosa lettura del messaggio che il Santo Padre Francesco ha inviato attraverso il suo segretario di Stato. Appresa la notizia del decesso dell'eccellentissimo Monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea, il Santo Padre desidera far pervenire l'espressione della sua spirituale vicinanza ai familiari e a quanti piangono la scomparsa del presule, così tanto amato e apprezzato da coloro che ha incontrato nel suo lungo e fecondo ministero. Il Sommo Pontefice lo ricorda quale grande appassionato del Vangelo, che si è distinto per la vicinanza ai poveri, diventando segno profetico di giustizia e di pace in tempi particolari della storia della Chiesa, nonché uomo di dialogo e punto di riferimento per numerosi esponenti della vita pubblica e politica del nostro Paese. Grato al Signore per questo intrepido testimone del Concilio, Sua Santità implora dal Signore risorto il premio eterno
promesso ai servi fedeli e di cuore in parte a codesta comunità diocesana, come pure a quella di Bologna, che lo vide stimato presbitero e poi vescovo ausiliare, la benedizione apostolica, estensibile ai presenti tutti al rito esequiale. Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità. Cari amici, due parole soltanto. Il Signore ha chiamato a sé Monsignor Luigi quando già avevamo abbozzato i festeggiamenti per il suo 60° di episcopato al santuario di Prascundù il 27 agosto e il 100° compleanno qui in cattedrale il 26 novembre. Bene, ci uniremo a lui che ringrazierà il Signore da un altro santuario. Molto meglio di me, che l'ho conosciuto di persona soltanto al mio arrivo a Ivrea, quando egli già da 13 anni ormai era vescovo emerito, altri in questi giorni hanno sottolineato e ancora sottolineeranno importanti aspetti del vivere, del pensare, dell'agire di Monsignor Luigi. Convinto che non si tratta di un elemento marginale, io mi soffermo sulla sua bella umanità, da tutti riconosciuta come un grande valore aggiunto. Fin da subito si è instaurato tra noi un rapporto sincero, preziosa realtà, oggi particolarmente. È basato questo rapporto sulla sincerità e sul reciproco rispetto che mi ha fatto percepire in Monsignor Bettazzi un padre. La sua età, peraltro, era esattamente quella della mia cara mamma. La mia coscritta, diceva Monsignor Luigi, ogni volta che la incontrava. Come sta la mia coscritta? Salutamela, mi diceva ogni volta. Erano persone, sia lui che lei, di forte tempra, di robusta volontà, di salde convinzioni. Uomini e donne che non si perdevano in quisquiglie perché erano capaci di sguardi profondi sulla realtà e animati da forte speranza umana e teologale. Da una ricca umanità si è confortati, vivificati, da una povera umanità, anche in presenza di altre doti cospicue di mente e di ingegno, si rimane mortificati. Al caro Monsignor Luigi, il mio grazie. Egli è in cammino, posto che non sia già arrivato, è in cammino su quella meta, verso quella meta, dove tutto è chiaro, dove ciò che conta è l'essenziale, che si è cercato lungo i passi del cammino, terreno, là dove risplende il volto verso cui puntiamo lo sguardo, desiderosi di vederlo non solo attraverso i veli del mistero, ma faccia a faccia. Ho sotto gli occhi il testamento spirituale di Monsignor Luigi. 4 fittissime pagine protocollo vergate a mano, in cui, facendo scorrere dall'inizio la sua lunga vita, ringrazia innanzitutto Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, le persone, le istituzioni, le realtà che hanno arricchito il suo cammino di uomo e di cristiano, e conclude con un'umile richiesta di perdono a tanti rivolta. Carissimo Monsignor Luigi, in paradisum deducante angeli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il suo Spirito.
dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Richiama alla memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitino le vane discussioni, le quali non giovano a nulla se non alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della verità. Parola di Dio. Chiunque in te spera, Signore, non resta deluso. Chiunque in te spera, Signore, non resta deluso. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Chiunque in te spera, Signore, allarga il mio cuore angosciato, liberami dagli affanni, vedi la mia povertà e la mia fatica, e perdona tutti i miei peccati. Chiunque in te spera, Signore, non resta deluso. Proteggimi, portami in salvo, che io non resti deluso, perché in te mi sono rifugiato. Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato. Chiunque in te spera, Signore,
Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. Alleluia.
alla diocesi di Ivrea. Con noi ha sempre condiviso tutto quanto gli capitava di vivere negli spazi più ampi della Chiesa e del mondo. A noi sento oggi rivolta in modo particolare una parola evangelica: raccogliete i frammenti, colligite i frammenti, perché non vada perduto nulla di quanto ci ha comunicato, dalle missioni più impegnative dei vari continenti fino alle giornate, alle celebrazioni più semplici nelle parrocchie più piccole delle nostre vallate. Come diocesi abbiamo il compito di custodire una memoria preziosa. Ma in questo momento ci troviamo qui per celebrare il mistero pasquale, quella messa cui non ha mai voluto rinunciare neppure nelle giornate più intense e tirate, spesso celebrando ad orari impossibili, per vivere il compimento della Pasqua per Lui, chiedendo al Signore di completare ciò che manca nella vita di ciascuno, nella vita di ciascuno di noi e certo anche in quella del Vescovo Luigi, ciò che manca la pienezza dell'amore di Cristo. Voglio vedere un piccolo segno anche in questi 4 mesi che sono mancati per arrivare ai 100 anni. E il Signore che completa, non siamo noi. Gesù che si offre nel sacrificio e ci viene incontro vivo e risorto, vuole completare dunque quanto manca al nostro amore per portarci tutti alla pienezza del suo amore. Nella luce dell'incontro con il Signore risorto comprendiamo meglio il dono che il Signore ha voluto farci attraverso il Vescovo Luigi e anche il mandato che oggi tutti noi riceviamo da Lui per continuare un cammino che si presenta ancora lungo e sempre nuovo. Il Vangelo che abbiamo ascoltato trasmette anche a noi oggi il messaggio affidato alle donne per i primi discepoli: andare in Galilea per incontrarla. In Galilea era iniziato il ministero di Gesù, il Nazareno, e dalla Galilea riparte il ministero affidato agli apostoli e attraverso di loro a tutta la Chiesa. Galilea vuol dire anzitutto radici, radici da non dimenticare, per capire tutto il seguito di una vita e di una storia. Vale anche per il Vescovo Luigi, le sue radici, anzitutto la sua famiglia d'origine, cui voglio dire un grazie particolare per come gli sono stati sempre accanto e vicini, ma anche per la discrezione che hanno sempre mantenuto nei confronti del suo ministero. E poi la sua chiesa di formazione, da Treviso a Bologna, i suoi studi di teologia e di filosofia. Radici di Luigi vuol dire anche l'incontro da giovane sacerdote con il santo Charles de Foucault, con il deserto, il giovane vescovo titolare di Tagaste, quando fu nominato vescovo di Ivrea partì per l'Algeria, andò là a prepararsi nel deserto di fraternità. Radici vuol dire anche il silenzio, da lui cercato e coltivato anzitutto nella sua cappella. Non potrò mai dimenticare le sue ore di solitudine, di preghiera al mattino presto, ma soprattutto i sabati pomeriggio, quando preparava la parola di Dio per la domenica. Erano lunghe soste nella cappella del vescovado. Galilea vuol dire il monte indicato dal Signore, un monte che rappresenta tutti gli alti, le montagne e le scalate, da quelle più semplici a quelle più interne,
questa mattina la cerchia delle nostre Alpi era particolarmente pulita e luminosa. Un attimo di nostalgia, ma poi le parso di vedere il saluto che le montagne volevano dare a lui, che era molto affezionato a tutte queste montagne. Tra tutte queste scalate vorrei ricordarne una, il Cervino, esattamente 50 anni fa, quando gli facevamo gli auguri dicendo il Signore completi l'opera di cui è giunto a metà. Siamo quasi arrivati. Quella scalata al Cervino credo che sia stata per lui la più dura. Dura per lui, ma anche per la guida alpina che lo accompagnava e che subito non sapeva chi fosse quel cliente. E questa scalata al Cervino, di cui tante volte ha raccontato, ben rappresenta tutte le scalate ancora più impervie da lui affrontate e oggi consegnate a noi. È una scalata ardua, arrivare a vivere il concilio nella vita di tutta la Chiesa. È una scalata ardua quella della pace. Isaia lo dice, venite, saliamo al monte del Signore, là dove le spade diventeranno arate. Una scalata ardua l'impegno per la giustizia. Fra le montagne importanti della vita di ognuno di noi, anche della sua, come non ricordare il Cafeto, è mancato proprio domenica, 16 luglio, festa della Madonna del Carmelo, e il Sinai, quella l'abbiamo fatta insieme, io non ero una guida esperta, lui non era allenato, prima di arrivare in vetta si sedette e mi disse io resto qua. Dice vai a casa, in quel cassetto c'è quella cosa, in quell'altro cassetto. Poi ci siamo ripresi, ma ho passato un attimo davvero di pace. Il Carmelo e il Sinai, i luoghi di Mosè e di Elia, i luoghi del silenzio e della ricerca del volto di Dio. Dal monte della Galilea parte la missione. Andate in tutto il mondo, sono con voi tutti i giorni. Il mondo tutto, ben rappresentato da quella Galilea delle genti, di cui parla Isaia, ripresa da Matteo al capitolo 4, per inquadrare gli inizi del ministero di Gesù, per darci il contesto della missione di Gesù. Zona di confine, zona di incontro tra culture e religioni, un mondo, una storia dove il Signore è con noi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. Dunque, un mondo da amare sempre e dove scoprire la bellezza dell'azione dello Spirito. Lì è chiamata a vivere, operare e gioire la Madre Chiesa. Le parole con cui Papa Giovanni apriva il concilio. Gaudet Mater Ecclesia. La Madre Chiesa gioisce. E anche capiamo meglio allora le parole del suo motto episcopale, lo abbiamo riascoltato prima del Vangelo, della carità di Dio e della pazienza di Cristo. Il modo di stare dentro con gioia, con serenità e con fiducia al mondo di ogni tempo e di ogni. E allora in questo momento preghiamo e accompagniamo il Vescovo Luigi nella sua ascensione più alta, pregando con la preghiera della liturgia che già ci è stata ricordata. In paradiso ti accolgono gli angeli, ti accompagnano i martiri e in questo momento non è difficile non vedere una lunga fila di santi, di beati, di venerabili, di servi di Dio con cui il Vescovo Luigi ha condiviso su questa terra il suo cammino e che ora lo hanno accompagnato
del suo ingresso nella Santa Gerusalemme. Gli vengono incontro il Beato Longhini, vescovo di Treviso, fu il vescovo del suo seminario minore, e Charles Foucault naturalmente, San Benedetto Labaro, quante volte lo ha ricordato, Beata Marella di Bologna, e poi naturalmente Giovanni XXIII e Paolo VI, i legami con la Fucci. Giovanni Paolo II è qui per ricordare quelle due giornate memorabili e precedute da una serata memorabile di incontro tra il Papa e il Vescovo, incontro a dir poco commovente. E poi Mostaro Nero, Don Elder Canna, qui i nostri santi martiri, San Maurizio, San Desio, Palmondo, Taddeo Meccardi, e la Madre Verde, la Madre Clarenza de Latouche, e Gino Pistoni, e Don Tonino Bello, con Don Milani e Don Mazzolari, e come non ricordare Cardinale Pellegrino. Sono stato testimone più volte del dialogo. Pellegrino ormai non parlava più, ma si parlavano con gli occhi e con le mani. E il Cardinale Balestrero, con cui ha avuto davvero un'amicizia spirituale profonda. Ma voglio ricordare anche qualche santo della porta accanto, ad esempio il Dombrato di Fondo Valchiusella, tante volte lui è passato davanti a quella canonica. Ecco, ricordate un po' la rinfusa, ma anche l'ingresso del Vescovo Luigi nella Città Celeste deve essere stato un po' movimentato e un po' vivacizzato da lui e da questi suoi amici santi. E allora questa sera lui ci dice che amare è servire, ma amare è anche osare e rischiare. Lui, Vescovo Luigi, lo ha fatto per noi, quanti ci consideriamo i più vicini, tra virgolette, per incoraggiarci sempre di più. Ma lo ha fatto anche per gli altri, quelli che a volte consideriamo più lontani e che spesso non si sentono amati proprio da noi. Ma Dio è fedele, ci ha ricordato San Paolo, e la parola di Dio non è mai incatenata. Siamo dunque pieni di stupore nel contemplare quanto il Signore ha operato attraverso questo suo servo. E non dimentichiamo mai la parola di Gesù ai suoi discepoli nel momento in cui li lasciava. Mi pare una parola che Luigi oggi consegna a tutti noi. Avete visto le opere che io ho fatto? Con la vostra fede ne potrete compiere di più grandi. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra comune preghiera al Signore nostro Dio per l'anima del nostro fratello il Vescovo Luigi, e preghiamo anche per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo e per la nostra salvezza. Per il Vescovo Luigi, che nel suo ministero ha spezzato ai piccoli e ai poveri il pane della parola e dell'Eucarestia, perché possa ora partecipare in pienezza alla gioia della Gerusalemme celeste, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la comunità cristiana, pellegrina nel mondo,
perché sia sempre vicina e solidale a coloro che soffrono, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Signore, ti affidiamo lo zio Luigi. Abbiamo partecipato tante volte alla messa celebrata da lui, nella quale ci trasmetteva la gioia dell'incontro con te. Vogliamo ringraziarlo per l'esempio di fede vissuta, per il tempo che ci ha dedicato, per la premura nei nostri confronti. Accoglilo nella gioia della tua casa. Preghiamo. Don Luigi ci ha insegnato sempre, in ogni occasione, senza stancarsi, che la guerra è sempre una follia, anche la guerra di difesa, e che è necessario cambiare mentalità e sostituire all'io il noi, come vuole la non violenza, che è necessario pensarsi insieme per poter superare gli schieramenti. Don Luigi affermava in particolare che dobbiamo arrivare allo scioglimento della NATO. Preghiamo per la Chiesa, perché fedele al suo mandato sia segno e strumento di unità per tutto il genere umano. Preghiamo oggi in particolare per la missione diplomatica del Cardinale Matteo Zuppi. E preghiamo per Pax Christi, perché sappia continuare il cammino tracciato da Don Luigi della profezia della pace. Preghiamo. O Dio, Padre dei credenti e vita dei giusti, che ci hai salvati nel mistero della tua Pasqua, sii misericordioso con il nostro fratello, il Vescovo Luigi, nella sua vita tra noi ha testimoniato il tuo amore. Donagli ora la beatitudine senza fine per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, umilmente invochiamo la Tua infinita clemenza. Questo sacrificio che il Tuo servo, il Vescovo Luigi, nella sua vita terrena ha offerto alla Tua gloria per la salvezza dei fedeli, sia ora per lui sorgente di perdono e di pace, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza.
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col tuo servo, il nostro Papa Francesco, con me indegno tuo servo, il Cardinale Arrigo, il Cardinale Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati del nostro fratello il Vescovo Luigi, che oggi hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. Amen. A te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo. Amen. Ogni onore e ogni gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua potenza, tua
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. La tua clemenza, Signore misericordioso, si effonda sull'anima del tuo servo, il Vescovo Luigi, perché giunga per la forza di questo sacrificio all'eterna comunione con il Cristo che ha annunciato e nel quale ha sperato. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Fratello Luigi si è addormentato nella pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre, accompagnandolo con la nostra preghiera. Egli, che nel battesimo è diventato figlio di Dio e nella pienezza del sacramento dell'ordine è stato costituito dispensatore dei suoi misteri, possa ora partecipare al convito dei santi nel cielo. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello il Vescovo Luigi, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo con lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti ringraziamo, Padre, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere, apri a lui le porte del paradiso
e a noi che restiamo qua giù dona di attendere con fede il giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te, con il nostro fratello Luigi, per Cristo nostro Signore. Benediciamo, benediciamo il Signore. Ora, essendo terminata l'Eucaristia, seguono alcune testimonianze di omaggio e di ricordo del Vescovo Luigi. Vi invito a sedervi. Allora, io a nome di tutti i nipoti, le nostre mogli, i nostri mariti, i pronipoti, sia quelli presenti che quelli che avrebbero voluto fortemente essere qui ma non hanno potuto, volevo ringraziare tutti quanti, vedo che siete in tanti, soprattutto quelli che sono rimasti sempre in piedi, loro malgrado, per una ragione o per l'altra. Volevo ringraziare tutti i vescovi, i sacerdoti presenti, Monsignor Stefano Ottani e gli altri sacerdoti che sono venuti da Bologna, e siamo venuti a prendere un po' di fresco, cioè sono sempre con 7-8 gradi di differenza comunque. E comunque grazie veramente a tutti, direi che il vostro numero insomma testimonia anche di tutto quello che Don Luigi ha seminato, anche della sua simpatia umana. E chiudo velocemente, prima è stata ricordata la missione del cardinale Matteo Zuppi, che fra l'altro c'è orgogliosamente il nostro vescovo di Bologna, fra le altre cose, e è una missione molto difficile, però credo che da oggi è una speranza in più, perché di fianco ha sicuramente Don Luigi. Grazie a tutti. Parlare del Vescovo emerito, Monsignor Bettazzi, non è facile. Tutto ciò che noi diciamo è sempre troppo poco rispetto a ciò che è stato, a ciò che ci lascia e al suo pensiero. Monsignor Bettazzi ha attraversato il mondo con le sue domande critiche, a volte scomode, con la sua capacità di dialogare, di seminare, costruire ponti di pace. Uomo della non violenza. È stato capace, come Olivetti, di navigare in mari aperti, in percorsi non indicati, un uomo libero. E con questo suo agire si è messo sempre a disposizione per trattare per la pace, trattare per un riscatto, offrendosi del caso la sua stessa vita al posto di un'altra. Un uomo generoso, la cui attenzione era sempre rivolta ai più fragili, ai più bisognosi, agli altri. Ci lascia il suo pensiero attraverso i libri, libri importanti e profondissimi, nei quali non c'è mai la presunzione di un sapere definitivo, ma anche qui c'è sempre l'apertura al dialogo. Ivrea è cresciuta con lui e oggi ci sentiamo tutti un po' più smarriti, senza la guida che ci ha accompagnato a lungo, ma il suo esempio di straordinaria coerenza, umiltà e coraggio ci accompagnerà. Grazie, Monsignor Bettazzi, per essere entrato dentro il cammino della nostra città. Sei stato la nostra guida e intervenendo e leggendo con il tuo sguardo tutto ciò che si è sviluppato negli anni, sei rimasto sempre al nostro fianco, in dialogo, senza farci mai mancare il tuo sostegno. La tua voce tonante continuerà a vibrare in noi. Grazie per aver voluto essere sepolto qui, in mezzo al popolo che rappresenta la tua storia vissuta. Io non potrei esprimere meglio di ciò che l'onorevole Mauro Berruto ha fatto nel ricordo che ha voluto condividere in chiusura dei lavori alla Camera dei Deputati ieri, dicendo che mai come in questo caso le tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e che sono state ispirate da Monsignor Luigi Bettazzi non possono essere tristi per averlo perso, ma bensì felici per averlo conosciuto, ascoltato
e amato per così tanto tempo. Il tuo, Monsignor Bettazzi, è stato lo sguardo di un profeta, uno sguardo lungo che continuerà a incrociarsi con il nostro, con quello della tua gente. Grazie. Sono il Vescovo Giovanni Ricchiuti, attuale Presidente di Pax Christi Italia. E con questo mio intervento, con questo saluto a tutti voi, in particolare poi, un saluto fraterno, carico di emozione e di commozione a te, carissimo fratello Vescovo Luigi. Grazie per tutto il tuo impegno, il lavoro, i viaggi, che come presidente di Pax Christi nazionale e internazionale hai voluto percorrere per portare a tutti il tuo messaggio di pace. Le tue scelte coraggiose hanno guidato e illuminato il nostro cammino di Pax Christi, ma non solo il nostro. Le hai fatte tutte le marce della pace, fino all'ultima, proprio nella diocesi di cui sono vescovo, ad Altamura, il 31 dicembre del 2022. E poi, come non ricordare oggi, proprio questo riportare al cuore, la difesa che tu hai avuto verso gli obiettori di coscienza, delle varie forme di obiezione, la scelta di essere dalla parte delle minoranze, degli scarti, degli scartati, dei poveri, nello spirito del Concilio che tu hai sempre richiamato e testimoniato in prima persona. Eri probabilmente ancora l'unico superstite vescovo di quella bellissima primavera della Chiesa che è stato il Concilio Ecumenico Vaticano II, e poi alla fine del Concilio del 63, quel patto del 65, quel patto delle catacombe che tu sottoscrivesti insieme ad altri vescovi per una Chiesa più semplice, più agile nel suo cammino incontro e con questo mondo. Tu ci hai indicato la fedeltà alla parola di Dio, una fedeltà che talvolta è stata anche rimproverata, anche all'interno della Chiesa. Noi vogliamo chiederti anche perdono per quei momenti. Ci hai indicato l'amore per l'uomo e per la donna, per le persone, gli ultimi soprattutto. Oggi tutti parlano di te, ma lascia che te lo dica. Ora che sei morto, pensano che tu possa dare meno fastidio di quanto invece lo davi da vivo. Quante volte le tue posizioni, anche recenti, contro la guerra e il riarmo sono state criticate o quantomeno ignorate. E siamo ancora qui oggi con te a denunciare la follia delle spese militari. Ci hai indicato la passione per la pace e per la non violenza, una passione che ti ha messo spesso in situazioni di isolamento, che tu hai vissuto sempre, posso dirlo anche per testimonianza personale, con sempre il sorriso sulle labbra e quelle battute che sdrammatizzavano ogni situazione, anche le più difficili. Sì, oggi tutti ti ricordiamo e tutti parliamo di te, ma non vogliamo correre il rischio. Insieme con l'altro profeta che tu oggi hai incontrato, come ha detto nell'omelia il cardinale Miglio,
Arrigo. Tu ti incontri oggi con Don Tonino e con tutti i testimoni e i martiri della pace. E così, diversamente viventi, voi e tu continui a camminare con noi. Ci ha scritto anche il presidente internazionale e la co-presidente di Pax Christi, dicendo di aver avuto in te un esempio fulgido, davvero solare, di quella che può essere e deve essere il futuro. Come qualcuno ha scritto di Pax Christi, tu non sei l'uomo del passato, Luigi, fratello vescovo, ma del futuro. E il modo migliore per ricordarti è continuare sulla strada tracciata con la tua stessa fantasia creativa e generatrice, sapendo usare, sì, osare e sognare la pace. Camminare nella stessa direzione che tu ci hai indicato, con il ricordo vivo dei tanti martiri, delle vittime dell'ingiustizia, della violenza e della guerra, per la cui denuncia tu hai speso tutta la tua vita. Grazie, fratello vescovo Luigi. Addio, arrivederci. Grazie, vescovo Luigi. Salutiamo con commozione profonda il vescovo Luigi, con il quale la Fraternità del Castello di Albiano e tutta la comunità CISV di Torino ha condiviso un lungo tratto del suo cammino. La scelta singolare da pensionato di trasferirsi ad Albiano in una fraternità di laici ci ha fatti sentire responsabili come comunità CISV di una condivisione di intenti rispetto ai temi della solidarietà, dell'accoglienza, della sobrietà, della giustizia e della pace. Ti ringraziamo, Luigi, per la fiducia riposta, per i tanti momenti di condivisione, di convivialità, di incontro e di preghiera vissuti insieme, nella consapevolezza della grandezza della tua persona e allo stesso tempo della tua umanità, umiltà e generosità. Addio, vescovo Luigi, sei stato per tutti noi padre, maestro, fratello, amico, compagno e per i più piccoli nonno. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, come presidente della Chiesa Valdese di Ivrea, io ho ricevuto questo incarico per portare questo messaggio, questi pochi ricordi che abbiamo avuto con Monsignor Bettazzi. Leggo questo comunicato. La Chiesa Valdese di Ivrea partecipa con profonda solidarietà cristiana al dolore della Chiesa Cattolica e di tutta la cristianità per la scomparsa di Monsignor Luigi Bettazzi. Ringraziamo il Signore per aver avuto l'opportunità di condividere con Lui un lungo tratto di cammino. Monsignor Bettazzi è stato un amico e un fratello nella fede, sempre presente a tutti gli incontri ecumenici e alle iniziative sociali a favore degli emarginati. E a questo proposito voglio ricordare il ruolo fondamentale svolto da Monsignor Bettazzi nella costituzione della Casa di Abramo. Forse qualcuno si ricorderà che adesso comunque ha cessato le attività. Si è trattato di un impegno ecumenico in cui hanno partecipato persone fianco a fianco, in modo ecumenico e fraterno, cattolici, membri della Chiesa dei Fratelli, una piccola chiesa non cattolica, membri della comunità ebraica e membri della Chiesa Valdese. E fu grazie a Monsignor Bettazzi che si poterono impegnare locali e appartamenti della Curia per ospitare vari immigrati che in quel momento provenivano dai paesi del Nord Africa. Ricordando la sua bella personalità e tutto ciò che ci ha lasciato, possiamo ripetere le parole dell'angelo dell'Apocalisse che proclama
la perseveranza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Beati i morti che fin da ora muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, si riposeranno dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono. Grazie. Eminenza, possiamo dare la benedizione. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Bene, amici della comunità del web, avete seguito fin qui le solenni esequie del Vescovo Emerito di Ivrea, Monsignor Luigi Bettazzi, celebrati nella Cattedrale di Ivrea. La celebrazione è terminata dopo la benedizione finale, è terminata dopo i 4-5 discorsi che avete seguito e ascoltato. Ora c'è il momento della tumulazione, una breve processione che si recherà alla destra dell'altar maggiore, nella navata di destra, dove c'è la cappella, come vedete sulle vostre immagini, come vedete sui vostri schermi le immagini che scorrono, la cappella dei Vescovi, e lì sarà tumulato Monsignor Bettazzi in questo momento davanti alla comunità riunita. Una cappellina piccola dove avverrà questo rito importante tra qualche minuto, insomma il tempo stesso che la bara venga portata, come vi fanno vedere adesso gli operatori sui vostri schermi. Ricordo che Media Video Flash ha assicurato questo prezioso servizio. Ricordo l'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Ivrea che ha seguito la parte redazionale di presentazione, Carlo Maria Zorzi al microfono, Cristian Parolo in redazione. E poi ovviamente la diocesi che ha disponibilizzato quanto necessario per dare questo riconoscimento, offrire questo riconoscimento al Vescovo Emerito. Lasciamo parlare le immagini, grazie. Preghiamo. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, riposando per 3 giorni nel sepolcro, hai santificato le tombe di tutti coloro che credono in te, così da renderle per noi segno di speranza nella risurrezione. Concedi al nostro fratello il Vescovo Luigi, che deponiamo in questo sepolcro, di riposare in pace fino al giorno in cui tu, che sei la risurrezione e la vita, lo farai risorgere e lo colmerai di splendore, perché alla luce del tuo volto possa contemplare in cielo la luce eterna, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Fratelli e sorelle, per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale di Cristo. Siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte per risorgere con Lui a vita nuova. Ora, mentre consegniamo la sepoltura
il corpo del nostro fratello Luigi, diciamo insieme: credo in un solo Dio. Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. O Dio, i cui giorni non conoscono tramonto e la cui misericordia è senza limiti, ricordaci sempre quanto breve sia la nostra vita e incerta l'ora della nostra morte. Il tuo Santo Spirito ci guidi in santità e giustizia per tutti i giorni della nostra vita in questo mondo, perché dopo averti servito in comunione con la tua Chiesa, sorretti dalla certezza della fede, confortati dalla beata speranza, uniti con tutti gli uomini in perfetta carità, possiamo giungere felicemente al tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda lui la luce perpetua. Riposi in pace, anima. La sua anima e le anime di tutti i fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Amen. Accolgano gli angeli e ti portino al trono di Dio, tu possa sentire la sua voce di Padre benigno. Ti accolgano i martiri e con questi fratelli più forti tu possa aver parte alla gloria che Cristo ci ha dato. Accolgano i poveri e con Lazzaro povero in terra tu possa godere tutti i beni eterni del cielo.
Olga la Vergine, dolce madre di Cristo qui in terra, possa abitare con la dolce tua madre nel cielo. Cattiva volontà, assolutamente. Ti accolga il Signore, Gesù Cristo, il tuo Salvatore. Noi abbiamo avuto, tu possa vedere il suo volto splendente di gloria. Sì, sì, è pubblicato. Rimane. Te l'ho messo io lì. Ora devi prendere quello. Vabbè, comunque ci vedeva questo di là. L'estate fai un salto in redazione, va, lascia passare tu, che anche noi siamo chiusi, però settembre, ottobre, infatti fai un salto, dai.